Respublikos Konstitucijos aikštėje atidengiame lentą, kurioje kiekvienas mokantis puikiąją italų kalbą galės perskaityti Užupio Respublikos Konstituciją šią bičiulišką, draugišką, nuostabiąją kalbą. Ponios ir ponai, Užupio Respublikos himnas. Kad angelas turėtų kur nutūpti, apsikabinęs pagalbę tylą. Tu ištirpsi vėjuotą naktį, virš aikštė ant galvo. Ir tik ant sūnaus arvės laiko dangų. Kad niekas jau tamsoj neužgesintų. Sirenkas apdėjo pakrantę lėlės ir baltos sveikės lovas dienų rinta. Ir tik ant saldos saras laiko širdį, kad niekas jos gerbėj neužgesintų. Susirenkas sapnų pakrantėm vėlės ir baltos snaigės plakstienų krenta. Užupio Respublikos prezidentas Romas Lileikis. Gerbiami užupiečiai, gerbiami užupienai. Cari cittadini di Užupis, cari ospiti di Užupis, vostre eccellenze. Visata yra. L'universo è infinito. Gyvenimas yra. Vita è breve. Trumpas. Brangi. Importante ogni istante. In un attimo di attenzione entra tutta l'eternità, dove si unisce lo spazio e il tempo. Le nuvole sono lunghe. Fiumi sono flessibili. E quello che non è detto, pronunciato, comunque esiste. Tutto quello che c'entra nelle parole, tutto quello che c'è tra le righe, può essere una legge, ma non una Costituzione. Senza il cuore non si unisce il mondo. Senza il cuore non puoi condividere. Da solo non puoi essere in compagnia. Perciò ringraziamo Dante. Ringraziamo Leonardo da Vinci, Raffaello, tutto lo spazio enorme italiano per il Rinascimento. Rinasce la natura e rinascono gli oggetti. Svegliano ogni mattina, ogni primavera, risvegliati dalla luce. La luce apre il cosmo, l'universo. La luce trasforma una gregge in una comunità. La luce è il fondamento della legge principale, cioè della concordia, della pace e dell'ordine. Perciò in questo attimo importante condividiamo con voi la Costituzione di Užupis e siamo infinitamente grati a voi per la vostra serena attenzione. D'ora in poi un pezzettino dell'Italia piena di sole sarà sempre qui, al di là dei confini fisici, nei cuori dei cittadini della Repubblica di Užupis. Draugiškos Užupio Respublikai Italijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje, Jo Ekscelencija Renato Marija Ricci. Sarò breve. È per me innanzitutto un vero piacere ed un onore essere in via Paupio per festeggiare l'inaugurazione della targa della Costituzione di Užupis in lingua italiana, realizzata dall'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Vilnius. Nel giorno in cui celebriamo la nostra festa nazionale, nel pomeriggio si svolgerà il ricevimento all'ambasciata italiana, abbiamo voluto rendere omaggio allo spirito di indipendenza, di libertà e di tolleranza che caratterizza il popolo lituano e che ispira la Costituzione della Repubblica di Užupis, fondata su valori universali
nel rispetto della dignità umana e del rifiuto della violenza. La targa vuole essere un piccolo contributo al processo di valorizzazione e di rilancio del quartiere di Ujupis, uno dei più belli di Vilnius. Questo quartiere ricorda un po', consentitemi di dire, il quartiere di Trastevere a Roma, che è diventato forse il centro migliore e più bello della città. Sono sicuro che questa cerimonia sarà l'inizio di una collaborazione con il quartiere di Ujupis che spero possa durare nel tempo. La cerimonia sarà realizzata da un piccolo gruppo storico italiano, grande gruppo storico italiano, quello di trombonieri, senatori di Città della Cava, proveniente dalla Cava dei Tirreni. Trattasi di una bellissima località in Campania, che ha stabilito da anni rapporti di cooperazione con alcune città lituane e il cui sindaco, il professor Marco Galdi, è oggi qui a Vilnius. Come potete vedere, i trombonieri indossano armature ed imbracciano antichi fucili che sono chiamati archibugi. Essi procederanno quindi a sparare questi archibugi, naturalmente non armati, non c'è nessun problema, non preoccupatevi. Il messaggio che abbiamo voluto portare con i trombonieri è questo: che la gioia di vivere e il suo trionfo sul dolore sono un messaggio importante. L'Italia sta vivendo un periodo difficile, come voi sapete, l'ennesimo terremoto, ma come al solito ce la faremo. Al termine della cerimonia vi sarà un piccolo brindisi nella sede del Parlamento di Ujupi, la Ujupio Cabinet, che sarà preceduto a questa esibizione, come vi dicevo, dei trombonieri. Grazie mille, scusate. Pona Audriu Ažubalį. Mėly užupiečiai, cari cittadini di Ujupis, eccellenza signor Presidente della Repubblica di Ujupis, vostre eccellenze. Dabar labai madinga kalbėti apie kaimyninius santykius. Adesso è molto di moda parlare di rapporti appunto tra i paesi vicini, quindi credo che il vicino più vicino della Repubblica di Ujupis noi non abbiamo. E vi volevo dare una informazione molto importante. Nel summit della NATO che si è conclusa pochi giorni fa a Chicago, abbiamo ricevuto l'assicurazione che lo spazio aereo sarà protetto, non solo lo spazio aereo della Lituania ma anche quello di Ujupis nel caso di necessità. Però ci sono delle cose che diciamo ci provocano un dispiacere, per esempio nel concorso del canto europeo Eurovision, se la Repubblica di Ujupis avesse potuto votare, se i cittadini avessero potuto votare, il nostro cantante lituano Donatas avrebbe ottenuto più voti sicuramente. E anche se abbiamo lottato per ottenere tale possibilità, non ce le siamo fatti. C'è una nuova epoca, perché Dante non poteva immaginarsi assolutamente che nella sua bellissima lingua appariva anche la divina costituzione di Ujupis. Credo che ce la faremo per l'anno prossimo, quindi signor Presidente, per favore preparate un concorso di selezione per questo festival europeo del canto che si svolgerà a Stoccolma. Kaip sako italai, patikiari, amicizia lunga. Come dicono gli italiani, appunto, patikiari, amicizia lunga. Acim, Arturas Zuokas. Cari cittadini di Ujupis, eccellenze, ambasciatori, signor Presidente, per me è un grande onore salutare qui i rappresentanti dello Stato italiano, l'Ambasciata d'Italia, e salutare anche la Repubblica di Ujupis. Sono particolarmente lieto che l'inaugurazione della targa della Costituzione di Ujupis in lingua italiana verrà fatta proprio nel giorno in cui viene celebrata la Festa Nazionale Italiana. Io non ho dubbi, se gli italiani sapessero bene, conoscessero bene la Costituzione di Ujupis, direbbero che loro proprio vivono secondo questi principi. Qualsiasi persona, nonostante appunto dove vive e dove passa la maggior parte del suo tempo, può essere cittadino della Repubblica di Ujupis, basta se appunto rispetta la Costituzione. Saluto tutti qua presenti e voglio dire che in realtà io ho una missione speciale, anche se sono sindaco della città di Vilnius, sono stato delegato della Repubblica di Ujupis ad occupare appunto il comune della città di Vilnius. E la mia missione è anche divulgare i valori iscritti nella nostra Costituzione di Ujupis al di fuori dei confini del fiume Vignale. E secondo me la Repubblica di Ujupis è l'unica repubblica nel mondo dove appunto vige il principio che mi piace tanto, un modo di dire italiano, il dolce far niente. Dolce far niente. Trombonieri, senatore, Città della Cava.
Palace. Siamo la nostra bandiera sul pennone più alto che c'è. Confidenza, orgogliosi, ci vendoriamo i nostri colori. Sì, sì, giallo, le, sì, sì, senato, sì, sì, siallero, sì, sì. Sul cielo garrisce maestosa la bandiera dei nostri colori. Rievochiamo la storia di un tempo, il guerriero gavese sancì. Siamo figli di un popolo fiero che non cesta la cavo. Onorò, 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 leo, 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 leo. Valeo, valeo, valeo. O dabar, ponios ir ponai, mielosios ir mėlėjai, ten nuskamba Užupio Respublikos konstitucija puikiaja italų kalba. Ogni uomo ha il diritto di vivere nei pressi del fiume Vilniele e il fiume Vilniele ha il diritto di scogliergli accanto. Ogni uomo ha il diritto all'acqua calda, al riscaldamento d'inverno e a un tetto di tegole. Ogni uomo ha il diritto di morire, ma non è un dovere. Ogni uomo ha il diritto di commettere errori. Ogni uomo ha il diritto di essere unico. Ogni uomo ha il diritto di amare. Ogni uomo ha il diritto di non essere amato, ma non necessariamente. Ogni uomo ha il diritto di essere piccolo e sconosciuto. Ogni uomo ha il diritto di essere pigro e di oziare. Ogni uomo ha il diritto di amare un gatto e prendersi cura di lui. Ogni uomo ha il diritto di prendersi cura di un cane, fino alla morte di uno dei due. Ogni cane ha il diritto di essere un cane. Un gatto non ha il dovere di amare il suo padrone, ma gli deve essere di aiuto nei momenti difficili. A volte si ha il diritto di non conoscere i propri doveri. Ogni uomo ha il diritto di avere dei dubbi, ma non è un dovere. Ogni uomo ha il diritto di essere felice. Ogni uomo ha il diritto di essere infelice. Ogni uomo ha il diritto di tacere. Ogni uomo ha il diritto di credere. Nessuno ha il diritto di usare la violenza. Ogni uomo ha il diritto di essere consapevole della propria pochezza e della propria grandezza. Nessun uomo ha il diritto di pretendere l'eternità. Ogni uomo ha il diritto di capire. Ogni uomo ha il diritto di non capire nulla. Ogni uomo ha il diritto di appartenere alla nazionalità che vuole. Ogni uomo ha il diritto di celebrare o di non celebrare il proprio compleanno. Ogni uomo ha il dovere di ricordare il proprio nome. Ogni uomo può condividere ciò che ha. Nessun uomo può condividere ciò che non ha. Ogni uomo ha il diritto di avere fratelli, sorelle e genitori. Ogni uomo può essere libero. Ogni uomo è responsabile della propria libertà. Ogni uomo ha il diritto di piangere. Ogni uomo ha il diritto di essere frainteso. Nessun uomo ha il diritto di rendere colpevole il prossimo. Ogni uomo ha il diritto di essere se stesso. Ogni uomo ha il diritto di non avere diritti. Ogni uomo ha il diritto di non avere paura. Non vincere. Non contrattaccare. Non arrenderti. Jūsų ovacijoms ir trombonieri senatori salvei. Valio Lietuvai! Valio Vilniui! Valio visiems mūsų bičiuliams, ambasadoriams ir diplomatinio atstovybių atstovams čia esantiems! Valio!
Italia!